E allora, oggi abbiamo qua Flavio Cirillo che ci racconterà la sua prima disavventura con la medicina allopatica e poi la grande avventura con la medicina naturistica, che in realtà gli ha salvato la vita, gli ha dato vitalità e forza nel poter continuare la sua esistenza. Allora, Flavio, dimmi perché sei venuto qua. Io sono andato qui per una serie di problemi che si portavano avanti da anni e che non ero riuscito a risolvere. Se ne cito alcuni. Un fastidio alla menzione che avevo provato a risolvere mediante la medicina, la classica medicina, tramite un consulto e visita da un urologo che mi aveva dapprima consigliato di assumere un farmaco quotidianamente per tutta la vita per diminuire questo problema, ed eventualmente, se nel giro di 6 mesi non si fosse risolta questa problematica, l'unica soluzione sarebbe stata quella di operare per ridurre la muscolatura della vescica. Quindi questa cosa mi ha un po' allarmato e mi ha portato ad allontanarmi da questa prospettiva. Un altro motivo era legato ai problemi muscolari e articolari che nel tempo avevo cercato di risolvere tramite massaggi o cure di tipo ortopedico. Tra l'altro l'ortopedico mi aveva anche suggerito e prescritto l'assunzione di alcuni farmaci integratori e comunque una terapia che non mi aveva mai dato nessun esito positivo a lungo termine. Quindi tutta questa serie di problemi legati anche al continui e cronici disturbi a livello intestinale, quindi gonfiori, infiammazioni, mi hanno portato ad abbandonare l'idea che la medicina classica potesse effettivamente portarmi a una risoluzione dei problemi, visto che ormai si parlava di anni di cure, spese e assunzione di farmaci e dolori anche nuovi, Quindi hai insorgenti. speso un sacco di soldi. Certo, negli anni poi si vanno a tirare le somme, insomma, era stata abbastanza dispendiosa e inutile tutta questa terapia. Allora mi sono rivolto a te, tramite mio zio che era stato precedentemente, insomma, Aiutato. aiutato a te, e mi ha suggerito semplicemente di cominciare un digiuno terapeutico, che era... Prevedeva la mattina un enteroclisma di 2 litri con semplicemente acqua tiepida e del caffè, e poi durante il giorno l'assunzione di 2 litri di tisana a base di fieno greco e 2 litri di infuso a base di coda cavallina, erba cavallina. E inoltre l'assunzione di limone spremuto con acqua argilla, l'equivalente di acqua argilla, Per Togli 18 giorni. 17 giorni per 17 giorni. l'esattezza, per ripulire, come dicevi tu, le arterie dalle incrostazioni e quindi depositi di calcio e Di contemporaneamente calcare, calcarei. di acido urico e di tutte le altre sporcizie che si accumulano. E così ho fatto. Contemporaneamente, primo incredulo sono stato io, perché non riuscivo a credere al fatto che potessi continuare a fare quello che facevo prima normalmente, ma con sempre maggiore energia e vitalità, cioè allenarmi, visto che pratico sport a livello agonistico, il pugilato, studiare e comunque svolgere anche lavori quotidiani senza alcun problema. Inoltre, durante questo digiuno terapeutico è successo il terzo giorno. Sono stato attaccato da un pastore tedesco che mi è morso sull'avambraccio e, affondando il canino fino alla gengiva, aveva procurato un foro di almeno 3 centimetri. E anche in questo caso ho deciso di rivolgermi direttamente a te, e la cura è stata semplicemente l'assunzione, non Tu l'assunzione, avevi il braccio gonfio io e avevo il braccio dolore gonfio e dolore fortissimo. fortissimo al tatto, non potevo neanche toccarlo per il dolore e l'infezione che si era creata. Quindi attraverso un po' di erbe svedesi, di propoli e di un unguento che preparo e l'argilla,
Non c'è più niente, si è chiuso senza bisogno Si è di chiuso senza punti. bisogno di punti, di antibiotici, nessun farmaco di nessun genere. La ferita si è chiusa, si è ricostituita la parte, anche la muscolatura interna che era stata forata e infine il tessuto superficiale della pelle. Dimmi una cosa, tu quando andavi dai medici pagavi loro? Io pagavo loro, sì. Pagavi loro, è abbondante. Per Abbondantemente. quanto? Per 10 minuti di consulto? 10 minuti, a volte anche 5 minuti, dipendeva dal caso, 20 minuti, ma comunque era Sì. un tempo esiguo. Con me tu sei stato 40 giorni e 40 notte, io a disposizione tua di qualsiasi cosa, tu venivi qua o mi telefonavi. E quindi io ero a disposizione. Dopo 40 giorni e 40 notti che hai risolto tutti i tuoi problemi, quanto mi hai dato di soldi? Zero. Come? Zero. Perché? Zero, perché il tuo aiuto è stato un aiuto nel vero senso della parola, senza Quindi richiesta aiuto e di nessuno. guarigione totale. Guarigione totale, perché io ad oggi non ho più nessun fastidio, nessun Hai problema. qualcosa da dire ai signori luminari della scienza? Avrei più di qualcosa da dire a questi A questi che ti signori, stavano rovinando la vita. che dopo tutte le spese di tempo e di denaro e le terapie, che terapie sono state soltanto per la loro economia, di sicuro non quella mia di pseudopaziente, tutto quello che hanno forse studiato, o almeno il modo in cui lo applicano, o il modo in cui comunque funziona questa medicina, Dimmi una cosa, personalmente inutile. mentre tu digiunavi, Sì. ti allenavi e facevi corsa con altre ragazze che mangiavano carne e pesce. Carne e pesce, E quanti chilometri facevi insieme a loro? sì. Io facevo all'incirca 7 km, 7-8 km, Insieme a loro. E insieme a che loro. accadeva? E accadeva che, allora, per me non c'era più alcun problema, cioè riuscivo semplicemente a fare il mio percorso naturalmente. Qualcuno di loro doveva fermarsi o rallentare per dolori al fianco, o comunque per dei problemi a livello muscolare, infiammazione durante il proprio percorso. Non riuscivano sempre a terminare, avevano questa sorta di pesantezza che impediva di continuare in maniera costante il percorso, nonostante la giovane età. E allora, per chiudere questo discorso, io dico a questi signori che si fanno dare attributi di grandi professori, che si prendono soldi a iosa per 10 minuti 400 euro, per grandi dottori, per grandi luminari della scienza, che non fanno altro che avvelenare il corpo fisico, dico che un ragazzo che è a digiuno, da 40 giorni ci può stare. Quindi tutte le stronzate che dicono questi esseri sono inutili, perché io ho fatto 40 giorni e 40 notti di digiuno totale, senza mangiare e senza bere, almeno lui beveva, per curarmi leucemia linfatica acuta che i signori dottori, i signori luminari mi avevano dato un mese di vita. Com'è questo discorso? Io sono ancora vivo, tranquillo, e faccio grandi digiuni. Le proteine nobili da dove le prendo? L'omega 3 da dove le prendo? Sono tutte stronzate. Ora se noi diamo retta a una massa di idioti del genere, la nostra vita è finita. Signore.